Dico, se fossi arrivato un attimo fa, avresti preso quel ladro con le mani nel sacco. Avete visto niente prima che arrivassi io? No, purtroppo no. Ci eravamo appena seduti per cenare quando di colpo abbiamo perso i sensi. Allora, quando vi ho detto copritemi, qual è il punto che non era chiaro? Come vi sentite? Non lo so, ho l'impressione di aver sognato. Già, Slim ha iniziato a cantare e all'improvviso io non ho capito più niente. Cantare? Per me non era un canto quello. Io ho un certo orecchio per la musica. Ah, certo. Grace, a proposito del tuo orecchio... No, Maggie. Circolate! Lo spettacolo è finito! Oh, no. Così ostacolate le indagini della polizia! Ecco, Rico, sto arrivando! È tutto sotto controllo! Sì! Non mettetemi in imbarazzo davanti al mio collega! Vi prego! Tu e lui sareste colleghi. Di un po' come funziona esattamente. Lui ti porta a passeggio nei giorni pari e tu in quelli dispari? Ehi, lui mi ha scelto appositamente perché ho le doti essenziali per catturare la preda a cui diamo la caccia. Ragazzi, tornate in città. Sì, signore. Dobbiamo fare rapporto allo sceriffo. Riportategli il cavallo. Fa troppo il giocherellone con le mandrie. E questo, ragazze, è ciò che rende me e Rico due parti identiche della formidabile spietata macchina! Anticrimine? Certo, è come dici tu.